Ciao, ti do il benvenuto su Sport Science. In questa sessione formativa parleremo delle abilità tecniche nel ciclismo su strada. Welcome to sportscience.com, sponsored by ATS. Allora, perché ho deciso di affrontare questo argomento, quindi di spiegare l'importanza di queste abilità tecniche che molto spesso per i non addetti ai lavori vengono ignorate. Cioè il fatto che uno sport come il ciclismo, che è conosciuto come lo sport di resistenza per eccellenza, dove si dura una fatica enorme e dove generalmente gli atleti hanno un VO2 max molto elevato, e molto spesso per scegliere gli atleti nelle squadre si valuta proprio i vari critical power, i vari profili di potenza, ma non si dà questa importanza alle abilità. Magari quando sceglie un calciatore in un grande club, in una grande squadra di calcio, si fa sempre dei test per quanto riguarda l'abilità, o comunque sia naturalmente il tifoso, l'appassionato parla delle doti tecniche, delle abilità tecniche di uno sport specifico, ma si sente parlare poco di abilità tecniche del ciclismo. Quindi la prima domanda è capire se queste abilità esistono e se si possono sviluppare, e come vanno magari anche integrate l'allenamento di queste abilità in un programma di allenamento. Vi rispondo semplicemente in maniera veloce alla prima domanda: le abilità tecniche nel ciclismo su strada ci sono e come, e naturalmente vanno prese in considerazione sia per un discorso di prestazione, di performance, ma soprattutto per un discorso di sicurezza sia del giovane ciclista sia del ciclista professionista, perché lo sviluppo di queste abilità in tal caso molte volte permette di evitare cadute, quindi evitando alcune cadute si evitano brutte conseguenze. Quindi ovviamente è molto importante per noi preparatori prenderle in considerazione. Allora, quali sono le abilità di base nel ciclismo su strada? Le abilità di base intendo le abilità che sviluppa un bambino quando inizia a portare la bicicletta, impara ad andare in bicicletta. Le abilità di base sono essenzialmente tre: pedalare, curvare e frenare, che comunque sia, sono le abilità principali, basilari per poter condurre il mezzo meccanico, ma non sono poi nemmeno queste così banali, perché è ovvio che il semplice pedalare, quindi cercare di mantenere una traiettoria lineare, bisogna avere un ottimo equilibrio dinamico e bisogna imparare il movimento a catena cinetica chiusa della pedalata, quindi lo schema motorio della pedalata, che ovviamente non fa parte degli schemi motori di base, quindi a maggior ragione è un gesto nuovo che il ragazzo, il bambino, generalmente in giovane età, si impara a pedalare, deve acquisire. Quando si curva, l'abilità di base più importante è spostare il peso del corpo, spostare il peso del corpo a destra e a sinistra per scegliere la traiettoria, capire se in base alla velocità, in base alla direzione della curva, quanto la curva può essere stretta o larga, capire come dosare il proprio peso del corpo, e come muovere il mezzo, quanto girare
il manubrio, quindi sono tutti movimenti che bisogna affinare nel tempo per poi far sì che diventano sempre più automatizzati, come ci insegna bene la metodologia dell'insegnamento di uno schema motorio. Un'altra abilità di base fondamentale è quella di frenare, quindi di capire quale può essere lo spazio di frenata quando siamo davanti a un ostacolo, quando magari il nostro compagno di squadra o un nostro avversario nel gruppo sta rallentando e quindi di conseguenza dobbiamo essere scaltri, furbi a rallentare anche noi, oppure dobbiamo evitare un ostacolo e quindi dobbiamo rallentare. A volte ci dobbiamo fermare proprio per ripartire, quindi anche la frenata è un'abilità di base nel ciclismo che vanno curate. Tutte e tre queste abilità hanno delle particolarità importanti che più si rendono fini, più si rendono meno grezze nel movimento, più si riesce a essere sicuri in bicicletta. Ma essere sicuri in bicicletta vuol dire anche abbassare il costo energetico del ciclista. Quindi si riesce a guidare la bicicletta con più fluidità e di conseguenza si ottimizza, quindi si va più forte durando meno fatica, che è uno dei grossi obiettivi che il ciclismo su strada deve avere perché si percorrono tantissimi chilometri nelle gare in linea e quindi per forza di cosa saper limare è importante. Per saper limare, per saper risparmiare energie, bisogna avere delle abilità tecniche a un livello molto elevato. This is sportscience.com, sponsored by ATS.